difficile dirsi perché si sceglie una facoltà universitaria. Ci sono varie motivazioni che portano a scegliere una facoltà, quindi anche molti veterinari scelgono per motivazioni diverse. È ovvio che personalmente ho scelto veterinaria perché fin da bambino avevo un interesse particolare per ciò che mi circondava, per la natura, quindi come per molti dei miei colleghi la curiosità nei confronti di ciò che ci circonda. Poi ovviamente subentra anche un interesse nei confronti di quello che è l'aspetto medico, quello che può essere l'occuparsi della natura e degli animali. È chiaro che la veterinaria poi è qualcosa di profondamente diverso da quello che ci si immagina sia quando ci si iscrive o quando si frequenta l'università, e quindi le direzioni che poi si intraprendono sono profondamente diverse da quelle originali. La veterinaria oggi è qualcosa di incredibilmente vasto, che forse noi come categoria professionale non abbiamo ancora compreso appieno. Facciamo molta fatica noi a inserirci in un mondo dove quella che era la nostra visione, almeno la mia visione di veterinario piuttosto attempato, è decisamente superata. Oggi la veterinaria deve rivolgersi a qualcosa di diverso dalla medicina degli animali o anche dalla semplice sicurezza alimentare. Oggi bisogna andare oltre, bisogna meditare su quello che è il futuro del pianeta, il futuro degli ecosistemi, il futuro della nostra vita inserita all'interno di un mondo che sta cambiando, di un mondo che sta diventando globale, dove tutto sta diventando estremamente complicato e dove noi veterinari spesso non riusciamo a trovare lo spazio che meriteremmo di trovare. Della professione dopo la laurea, sì. Quello che ti ha deluso e quello che invece ha confermato le aspettative? Beh, la delusione forse è legata al fatto di non poter fare tutto ciò che si vorrebbe fare, un po' per incapacità anche mia o della professione, un po' per l'impossibilità di riuscire a risolvere tutta una serie di problemi che dovrebbero essere risolti a livello politico, a livello economico, di altra natura. Quindi è chiaro che la delusione credo esista un po' per tutti i veterinari e forse anche per tutte le altre professioni. La soddisfazione c'è nelle piccole cose, quando si riesce a realizzare un ideale, quando si riesce a raggiungere un obiettivo che ci si era prefissati in qualche modo, e direi che queste soddisfazioni, a volte anche piccole, questi piccoli traguardi raggiunti compensano per tutte le delusioni precedenti. Che cos'è la FNOVI? La FNOVI è la casa della veterinaria. La FNOVI dovrebbe essere ciò che riunisce in qualche modo a livello nazionale e oggi anche a livello internazionale quelle che sono le aspirazioni, quelli che sono i desideri, quelle che sono le possibilità di realizzazione di una professione nell'insieme. È ovvio che la FNOVI deve guardare in un mondo che sta cambiando, in un insieme di valori, quindi quello che secondo me a volte può non essere compreso dal singolo veterinario che vive la sua realtà e che la FNOVI deve guardare in una grande globalità. La FNOVI fa il possibile, almeno io posso garantire che come consigliere del Comitato Centrale faccio il possibile per interpretare quelle che sono le necessità della professione, spesso con difficoltà, spesso con incomprensioni, a volte con delle soddisfazioni.